Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Ma dalle indiscrezioni che escono ci saranno misure spot che, come stiamo sentendo adesso, affronteranno un non problema, cioè le pene per gli scafisti, che già sono severe, anzi in Italia abbiamo avuto molte denunce in questi anni e ci sono delle organizzazioni, delle ONG, Amnesty eccetera, che sono anche occupate di persone che sono state classificate come scafisti e poi si è scoperto che erano semplicemente migranti che erano stati scambiati per qualcun altro, stati in galera per anni, ecco. Qualcosa sui flussi, pene... sull'accoglienza. Si può sentire. Ecco, sul resto, diciamo, dopo avere per anni impedito ogni soluzione strutturale, troverei sorprendente che questa destra se ne facesse carico, perché uno dei problemi dell'accoglienza in Italia, che è stata sempre gestita come un'emergenza, quando invece è per definizione un problema costante con cui ci confrontiamo. Poi ricordiamo che C'è un parallelo. Nel 2013, dopo una tragedia analoga, sì, forse con altri morti, viene istituita Mare Nostrum, che era un'operazione della Marina Militare che teneva insieme le due cose, cioè combatteva gli scafisti e salvava la gente e pattugliava le coste. Quell'operazione costava circa 10 milioni al mese, quindi circa 120 milioni all'anno, che è quanto costa uno dei tanti condoni fiscali che ha fatto questa maggioranza. L'ultima rottamazione delle cartelle ne vale 260 in due anni. Sono scelte. Se si vuole fare qualcosa di concreto, si tirano fuori dei soldi e si fa una soluzione strutturale. Alzare le pene agli scafisti serve a proporre, come dire, una soluzione di destra, che però non serve assolutamente a niente e che credo sarebbe l'ultimo insulto alle bare di Cutro. Aggiungo solo un piccolo dettaglio per ricordare a memoria storica in cosa consiste l'antieuropeismo di Fratelli d'Italia: nell'essere sempre stato alleato con i paesi che impedivano soluzioni europee all'immigrazione, quindi Ungheria, Polonia, eccetera, che si opponevano ai ricollocamenti, cioè non volevano prendersi i migranti che arrivavano in Italia. Si opponevano ai ricollocamenti solo all'Italia, quindi dica le cose come stanno. Quindi no, lei non deve dire sempre bugie. La rimodulazione in Europa è sempre stata a scapito dell'Italia, quindi non dica cose che sono false. Lei dice cose false, come sua abitudine. No, non si possono sentire queste cose. Scusi. L'antieuropeismo di Fratelli d'Italia, diciamo, il suo governo attacca attacca la BCE di Christine Lagarde, attacca qualunque cosa. Ma non dica stupidaggini. E espone l'Italia alla certezza di una procedura di infrazione. Però, perché se lui è in collegamento... Poi le chiacchiere stanno a zero. Le chiacchiere a zero sono le sue, sono le sue. E vorrei sapere lei cosa ha fatto e cosa ha detto negli ultimi 20 anni, soprattutto col suo giornale, nei confronti del PD e nei confronti delle sinistre che hanno governato e sgovernato il problema della migratorio in Italia. Quindi lei fa narrazioni false, le ho detto, lei è un bravissimo regista, né più e né meno. Perché lei fa un racconto falso e tendenzioso. Fa il direttore di un giornale e non da 20 anni, perché domani non c'era 20 anni però, fa. Però non devi dire... Messina, e poi non si possono sentire, concludiamo. Sempre Ricciardi, però come evidentemente vedo in voi qualcosa che può nascere, diciamo così. No, ma guardi, allora... La